Car tablet dedicato Kia Sportage, siamo in sezione Apple CarPlay. Benvenuti al 52esimo episodio di Recupero Resista comandi al Scorpione. volante. Mamma mia, sì. Mettiamo in pausa. Musica e navigatore. Queste sono le app. Adesso andiamo ad attivare Android Auto. Quindi facciamo così. Andiamo ad attivare Android Auto. Sblocchiamo il telefono. Codice. Eccolo, eccolo, aspetta. Ecco. Si è attivato Android Auto. Quindi il cliente ha una doppia possibilità, Apple CarPlay e Android Auto. In questo caso andiamo a vedere tutte le app di Android Auto. Quindi avremo, in questo caso sempre Waze. La novità è che potrà gestire le chiamate vocali con Android Auto. Tutti i numeri in rubrica li potrà chiamare vocalmente. Avrà il navigatore anche Maps, gestirlo vocalmente. Abbiamo anche le notizie. Vediamo quali sono le ultime notizie. Trasmesso da RTL 102.5, giornale orario oggi alle 18. Le 18 E adesso fa sentire il RTL giornale radio. 102.5, giornale orario. È giovedì 25 febbraio, Meteo. passata. In questo momento a Roma ci sono 14 gradi e cielo sereno. Stanotte le previsioni danno 12 gradi e cielo sereno. Vigiani in In apertura più dalla abbiamo Via la della musica, Polizia, insomma, mancano sono tutte gli queste studi di funzioni. La Android differenza tra come Apple CarPlay e ufficio Android tecnico Auto qual è? sportivo Oltre le del schermate, nessuno. è Andiamo che alla Android Auto si attiva via cavo, mentre Apple CarPlay anche Wi-Fi. Per uscire da Android Auto è semplicissimo, esci e adesso andiamo a vedere il funzionamento di Android. Schermata home. Questa è la gestione USB. Adesso abbiamo riattivato Apple CarPlay, usciamo. Andiamo in gestione video. Gli diamo il percorso. Qui compariranno tutti i contenuti. Viale, chiudiamo, andiamo su Chrome, lo aggiorniamo. Viale Palmiro Togliatti 600.
Ricordiamo che questa macchina ha anche l'amplificatore JBL Sound, quindi tutto il pacchetto amplificatore, sub e altoparlanti. Abbiamo recuperato anche questa funzione. Qui siamo su YouTube. Accendiamo l'aria condizionata, abbiamo la visualizzazione dei comandi direttamente sul display a seconda di quello che pigiamo. Ricordiamo Apple CarPlay, perché i clienti hanno sia Apple che Android possono usare Apple CarPlay, oppure come abbiamo visto prima basta collegare il telefono e possiamo attivare Android Auto. Ve lo facciamo rivedere. Adesso andiamo a collegare il cavetto, semplicissimo. Apriamo l'app. E siamo pronti a usare Android Auto. In questo caso avremo tutte le informazioni vocalmente, anche le chiamate, la gestione rubrica, tutta vocalmente. E queste sono tutte le app. Addirittura il cliente potrà impostare OK Google. Io adesso non so se l'ha impostato, sicuramente no. OK Google! Adesso lui dovrà impostare OK Google e potrà dare anche i comandi vocali. Qui abbiamo il telefono. Abbiamo anche la retromarcia recuperata, questa è originale. Retrocamera originale.